Abbiamo parlato dei pro e delle caratteristiche, parliamo un pochino dei contro. Non è che adesso dico non comprate la Vermilia, assolutamente. È sempre un buon prodotto, ma per entrare nel dettaglio e nello specifico nella mia pignoleria di determinate cose, vi voglio informare di questi oggetti qua, di questi piccoli contro che ho trovato. I contro sono pochi, ma sono rilevanti. Sono dei contro che, anche se sono pochi, pesano su questo oggetto. Allora, io posso parlare solo su tutto, perché l'ho avuto per più di un mese, provato e smanettato per più di un mese. Posso parlare di tutto tranne la funzionalità per quanto riguarda il software di streaming e i tools, in poche parole. Il suo software principale funzionava alla perfezione. Allora, diciamo che per un oggetto da 34 euro comprato, fermi tutti, si trova pure a un prezzo inferiore, anche intorno alle 100 euro. Solo che io per pignoleria, per non avere problemi di alcun genere, l'ho voluto comprare direttamente dal link che mi fornivano sul sito internet, link di Amazon, chiedo scusa, che mi fornivano direttamente sul sito della Vermilia Gamer. Quindi per me non cambiava niente quelle 30 euro in più. Ho preferito comprarlo in questa maniera. Lasciando stare l'aspetto design, amen, beh, perfetto, perfetto in tutto. Poi, questo oggetto qua comunque usa dei codec H264 buoni. In futuro ci saranno gli H265, ma in un futuro che... Questo futuro lo dicono 2 anni fa, dicevano di questo futuro, quindi ci vogliono altri 2 anni. Quindi per adesso ci sono ancora gli H264 e anche per questo prodotto erano H264. Non capisco il motivo perché non riesca a registrare a 60 fotogrammi per secondo in full HD. Cioè, nel senso, non so che componentistica c'è di dentro, ma per una componentistica di 134 euro è un po' poco registrare in full HD a una dimensione di 30 fotogrammi. A un frame rate di 30 fotogrammi e registrare 60 fotogrammi in HD. Ci avrei preferito 60 fotogrammi al secondo. Mi sono accorto però di una cosa. Diciamo che cambia non di poco la frequenza dei colori. I colori vengono un pochino smarmellati, molto accesi e una luce molto molto forte. E in questo caso che cosa succede? È che bisogna ovviamente di nuovo regolare tutte le impostazioni dello schermo. Oltre questo, non è che impostando, regolando con dei colori come noi li vogliamo le impostazioni dello schermo, proprio fisicamente con i tasti che sono attaccati allo schermo, senza toccare niente sul software della scheda video. Però comunque dobbiamo pensare che quando noi andremo a registrare, non registreremo con le impostazioni che abbiamo messo su uno schermo quasi meccanicamente, ma registreremo con quelle. Quindi vedremo dei contrasti molto lievi, uno smarmellamento dei colori, diciamo così, e una luce elevata. Quindi diciamo che non è proprio fedele a quello che vediamo, però lo vediamo con molto, molta fluidità. Nessuna perdita di dati, nessuna perdita di frame, nessuna perdita di informazioni e nessun calo di prestazioni, tranne quel minimo che servono per i software in background. Diciamo lo smarmellamento, chiamiamolo così, sui colori e sulla visualizzazione in uscita, non mi è piaciuta. Se era un cambiamento lieve ci poteva stare, quello è un cambiamento netto che si vede ad occhio nudo, che lo può capire anche una persona non addetta ai lavori, cioè proprio una persona proprio completamente ignorante l'avrebbe capita questa piccola caratteristica. Un'altra caratteristica sono i cavi. Tranne il cavo della PlayStation, che era di una ragionevole lunghezza, i cavi per quanto riguardano quello per Xbox e il cavo che riguarda computer, l'HDMI, sono veramente corti, 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 corti.
Oltre questo, per quanto riguarda i cavi, ho notato molte molte cose che non mi sono piaciute, ma veramente veramente tante. Il fattore cavo è una cosa che per me pesa tanto, influenza tanto e non mi è piaciuta assolutamente. Il cavo per Xbox era ancora più corto, cioè non è che no, se uno ha l'Xbox non può nemmeno mettere la vermiglia sopra l'Xbox per quanto il cavo sia corto proprio. Non può fare il giro dietro proprio il case per quanto è corto. Questa è una cosa brutta come la morte. E per quanto riguarda il computer, io ho dovuto mettere, incollare con del nastro gommato biadesivo, che infatti glielo volevo fare quasi pagare il mio case. Ho dovuto mettere del nastro biadesivo gommato sul mio case per tenere la vermiglia incollata a forza al mio case e non sulla scrivania. E qualcuno può dire: con 134 euro potevi comprarti una scheda di acquisizione video interna. La mia scheda video occupa 3 slot, cioè al terzo slot c'è questa disponibilità, ma c'è la scheda video che occupa lo spazio, quindi ho preso un'esterna. Il cavo poi è di una fattura, non dico economica, vergognosa. Vergognoso è il termine giusto e adatto. Io ho comprato due o tre settimane fa per quel Lilli, questo qua, questo Lilliput, ho comprato un cavo di una lunghezza intorno ai 4,5 metri, schermato, che passa anche Blu-ray, filmati a 4K, 3D e internet, cioè è il top del top per mostrarmi delle immagini, in poche parole. Tutto questo l'ho pagato 7,90 euro, 8 euro, in poche parole, veramente veramente poco. A una ditta che crea questi accessori e vengono distribuiti in milioni, non voglio esagerare in milioni, facciamo centinaia di migliaia di copie, alla vermiglia un cavo del genere che ho descritto io, quanto può costare se io l'ho pagato 8 euro? Quanto gli potrebbe costare a loro? Gli costa molto di meno. È un cavo che io spero. Allora, io la mia testa diceva è 1.4, la mia testa, quello che avevo in mano era di una classe di 1.2, è una classe vergognosa, non schermata, cortissimo, un cavo del genere. Orientativamente una ditta come la Vermedia, che distribuisce in centinaia di migliaia di copie questo prodotto, lo paga, sì e no, questo cavo 20 centesimi e sono carissimo con 20 centesimi. 20 centesimi un cavo del genere che va a costare è veramente è una mazzata sul collo, in poche parole. Però 20 centesimi per avere una cosa brutta per un prezzo troppo alto. Stesso discorso vale per gli altri cavi. Ho notato una cosa sui cavi per quanto riguarda la connessione Xbox: sono gialli e voi direte sono dorati. Chissà perché illegalmente mi sono procurato, illegalmente il termine giusto, mi sono procurato quelle piccole pietre che c'hanno gli orefici per guardare se un oggetto è fatto di oro, placcato in oro, eccetera eccetera, con i suoi liquidi apposta. E io, come uno stronzetto, ho fatto questa cosa qua per capire se era ottonato o se era un contatto dorato. La risposta l'avete capita da sola, dalla mia faccia, qual era. Qual è la piccola caratteristica che mi ha fatto storcere il naso è che ho dovuto restituire il prodotto. Io penso che sia stato un difetto di fabbrica questo. Non mi piace pensare che era un problema mio. Era un difetto di fabbrica che io me la sono presa paro paro. Allora, la Vermedia sponsorizza XSplit. Come voi ben sapete, XSplit è forse tra i miei software più odiati e più amati contemporaneamente, e senza tutte quelle opzioni e quelle cacate varie di OBS. Però uno dei miei detti di una volta qual è stato, ve lo ricordate? Paga caro Castambaro. Paga caro Castambaro. Io pago e voglio un software come dico io, XSplit. Questo software qua è sponsorizzato e scrivono che è il massimo della compatibilità la Vermedia con XSplit. Perfetto, perché XSplit è il software che fa a caso mio. Con XSplit io registro i miei gameplay, ci faccio tante cose, ci faccio anche le live.
Quindi mi piacerebbe che questo dispositivo sia un connubio perfetto con XSplit. Ed è quello che loro dicono. So anche che c'è una piccola, diciamo, clausola caratteristica, che è un delayer di 300 millisecondi tra l'audio e il video. Dovete un pochino giostrarvela voi con le opzioni. E fino a qua ci siamo. Il problema è un altro. Il problema è che con XSplit non c'era un cazzo di compatibilità. Eccolo dove è il problema. Allora signori, io ho fatto tante tante registrazioni di prova, maledizione, e mi sono dimenticato di metterle nella cartella dove dovevo creare questo unboxing. Purtroppo l'ho dimenticata, le ho cancellate. E vi dico una cosa, erano proprio fatte in paragone proprio. La potenza del computer, della CPU e della scheda video mio contro la vermiglia. Davide contro Golia, la differenza è che Davide perde. E quindi non potevo registrare. Oltre a questo, avevo proprio dei lag. Questa è l'unica cosa che ho pensato io che era un difetto di fabbrica. Va bene? Quindi, per quanto riguarda il software, posso dire tranquillamente, è stato proprio un problema mio. E amen, ho avuto questo io. Per quanto riguarda quello hardware, come i cavi e roba del genere, quello è vuole per tutti. Unboxing un pochino lunga con delle mie considerazioni, ma visto che io sono un pochino più pratico su determinate cose, su determinati argomenti, e visto che diciamo che uso l'intelligenza su determinate cose, voglio fare delle unboxing un pochino particolari, che non si limitano solo a fare quell'unboxing e quel tutorial banale che possono farlo tutti, ma mettervi in luce, al corrente, nettamente, dando proprio la mia esperienza, che penso che paragonata al ragazzino di turno che usa porca puttana questo cazzo di Facebook, paragonata al classico ragazzo che gioca e basta, diciamo che la mia è un'esperienza un pochino che può servire. Quindi anche se è un pochino lungo, ma penso che vi potrà aprire meglio gli occhi su questo prodotto. Signore e signori, Vicious 17.